È difficilissimo scrivere un pezzo sulla moto, specie mentre vai. Anche perché io di moto non so nulla, non ne ho mai guidata una. Avevo un F10 Malaguti 50, Bordeaux. Va pian, Clenatin, mi ripeteva sempre mia nonna. Vai piano che è un attimo. Mi stampai contro la panda di Guido Scaramagli 10 minuti dopo essere uscito dalla concessionaria. Avevo 14 anni e lì, schiacciato tra la fiancata della panda e una muretta in cemento, capì che io e la moto non avremmo avuto un rapporto esattamente idilliaco. Perché andare a 300 km all'ora appoggiato su due pezzi di gomma tondi e larghi una spanna e curvare ai 150 fino a toccare l'asfalto con il ginocchio, il tutto abbracciato a un serbatoio, no, non è roba per me. Intendiamoci, le corse le guardo, ho sofferto e gioito per Valentino, ho vissuto tutta la sua carriera, fin dai primi vagiti. Va pian, Clenatin. Guardo i motociclisti in gara, come potrei guardare un chirurgo operare a cuore aperto, o uno scultore trasformare un pezzo di marmo in una statua a cui poi manca solo la parola. Chi fa con naturalezza qualcosa che a me non riuscirebbe nemmeno dopo 1000 anni di esercitazioni, per me, nel momento in cui lo osservo, è una divinità. Ma guardando un pilota di moto in gara, c'è sempre stata una domanda che mi ha rimbombato in testa. Perché lo fa? Che è un quesito autentico, reale, senza nessuna connotazione spregiativa dettata dal vorrei ma non posso, quindi disprezzo, tipo la volpe nella fiaba di Fedro, per intenderci, va pian, Clenatin. Mi sono interrogato in profondità cercando di capire. Non è follia. Non è disprezzo della vita. Perché poi mi incazzo anche quando a pontificare sul poco rispetto per la vita da parte di un pilota è magari uno che la propria vita non l'ha mai onorata, giacendo in un bar a bersi addosso. No, i giocatori d'angolo non rischiano mai niente, perché non fanno mai niente. Io volevo comprendere che è una cosa più complessa del giudicare a cazzo di cane, me ne rendo conto, e un giorno, finalmente, realizzai. Va pian, Clenatin, vai piano che è un attimo. Ecco perché lo fanno. Proprio per quell'attimo. L'attimo fugace dove è rinchiuso il nostro vero odore. E ognuno ha il proprio modo per andarselo a cercare, trovare e poi gustare. Solo un attimo. Il coraggio sta nell'andare dietro a quell'odore. Che per trovarlo qualcuno sia costretto ad andare ai 300 km all'ora appoggiato su due pezzi di gomma tondi e larghi una spanna e curvare i 150 fino a toccare l'asfalto con il ginocchio, il tutto abbracciato a un serbatoio, beh, è semplicemente un dettaglio. Matteo Pedrini.